Sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto, ma naturalmente abbiamo ulteriori importanti e ambiziosi obiettivi. Quali sono i numeri di questa gestione? 700.000 euro di utile di esercizio. Abbiamo 26.500.000 viaggiatori serviti su 35 milioni di chilometri stradali condotti, fatti. Abbiamo qualcosa come 1.606 dipendenti che rappresentano, diciamo, la centralità di questa capacità organizzativa. Abbiamo organizzato la riduzione della contribuzione pubblica, l'innalzamento della quantità del servizio e l'aumento dell'utile di esercizio. C'è un dato che abbiamo messo in campo 40 milioni di euro, definiti col Ministero delle Infrastrutture e con la presenza del Consiglio dei Ministri, per rinnovare il parco rotabile. Un parco oggi che è composto da 1.000 vettori, sia quelli di gomma che di ferro, che noi vogliamo rinnovare poiché vogliamo abbassare l'età media di questi mezzi. Noi vogliamo anche valorizzare i beni immobiliari di Tua, facendo in modo che quando Tua ha, valorizza, quando Tua compra, compra sapendo comprare, dando bene il prezzo e dando bene il valore. Io sono soddisfatto, consapevole che la qualità delle città, il rating della qualità delle città come vita deriva dalla qualità dell'offerta del trasporto. Ho chiesto a Tua di aumentare il raggio del servizio nelle città capoluogo. Se la vita universitaria sfonda la mezzanotte, anche la vita del servizio di Tua deve superare la mezzanotte, perché attraverso il trasporto di qualità si rende possibile la riforma sanitaria, la qualità dei diritti rispettati. Abbiamo anche chiesto che Tua si faccia carico di due promesse, di due impegni che deve mantenere. Lo statuto del viaggiatore, dell'utente viaggiatore, quali sono le sue certezze, i suoi diritti e i suoi doveri. E poi anche un contratto di programma rispetto a investimenti al futuro, per fare in modo che sempre di più Tua sia all'altezza della domanda di spostamento degli abruzzesi e di chi ci viene qui. Parliamo di cifre.